Cosa lo spiega Di Battista però che il commissario prefettizio abbia indicato dei nomi del genere, visto che poi è, come dire, è fuori da qualsiasi obbligo di alleanza politica, no? La sua domanda ce la siamo fatta e dato che non ce lo spieghiamo abbiamo chiesto spiegazioni appunto al commissario. Gli abbiamo chiesto un incontro e oggi il 24 dicembre alla vigilia facciamo un bel incontro con il commissario e chiederemo spiegazioni e poi quando finiremo appunto l'incontro vi daremo spiegazioni. Senta, anche a voi. Casaleggio sul Corriere della Sera oggi dice ok, va bene l'accordo che abbiamo fatto sui giudici della Corte Costituzionale, però adesso una delle battaglie importanti per il movimento è quella di questo palazzo qua, il Campidoglio. No, io veramente ci tengo a dire a tutti quanti, il Movimento 5 Stelle sta cambiando un intero sistema che ci fa la guerra. Per noi vincere Roma e soprattutto amministrarla bene è fondamentale anche per dare una spallata a Renzi, perché siamo molto credibili come forze di opposizione, ma per riuscire ad andare al governo dobbiamo vincere in una grande città, anche in una regione, io spero che riusciremo a vincere in Sicilia e ben amministrare. Certamente, lo diciamo ai romani, devono venire a votare, è in atto, si respirano una sorta quasi di depotenziamento della capitale, non so se ci fate caso, no? Tutto Milano, Firenze, come se si volesse depotenziare, questa è la città, a mio avviso, più bella del mondo. Roma ai romani, i romani devono votare una forza politica totalmente nuova, che è capace qui dentro, in questo palazzo, di fare assolutamente chiarezza e anche di mandare via una serie di dirigenti che sono stralegati alla vecchia politica, da Alemanno a Beltroni a Marin e a Rutelli. Roma e romani che significa? Sì. Nel senso che deve essere un sindaco romano, un sindaco che vive Roma? Come sapete, tra l'altro le nostre regole interne presuppongono che oltre ad essere candidati incensurati devono essere candidati residenti appunto nella città perché devono conoscere bene il territorio.